Una commedia leggera e divertente condotta con mano sapiente tra vizi e virtù di una piccola comunità del nord Italia. L'ultima opera del capitano dei carabinieri Palma la Vecchia racconta la serenità di un paesino di montagna stravolta dall'inspiegabile lacrimazione di una statua raffigurante la Madonna. Gli ingredienti per sorridere non mancano, come racconta la stessa autrice durante la presentazione della Madonna che piange nella libreria Cialuna di Barletta. Vuole dimostrare quello che potrebbe succedere in un piccolo contesto, quale appunto una piccola compagnia in questo paese che diciamo si identificherebbe più o meno con Vipiteno, anche se è nome di fantasia, e con un evento molto forte quale una Madonna della statua del paese che all'improvviso inizia a lacrimare, e quindi bisogna capire il perché lacrima, ma soprattutto poi bisogna tenere buone, tranquille tutte quelle persone che si iniziano a far suggestionare da un evento del genere, arrivare a fiotto in un paese effettivamente molto piccolo e quindi c'è la figura del capitano Gino Laudaddio, liberamente ispirato ad un personaggio realmente esistente che è molto simile appunto a quello che ho rappresentato, che avrà l'arduo compito di tenere buoni tutti, insomma. La presentazione del libro è avvenuta in un contesto tutto declinato al femminile. In vista della festa della mamma, la libreria Cialuna ha ospitato un'ampia esposizione di prodotti frutto dell'ingegno e della laboriosità delle donne pugliesi. Il libro fa riferimento a una governante e una cuoca all'interno della caserma e di lì abbiamo pensato di presentare un percorso enogastronomico di produttrici pugliesi donne. E abbiamo produttrici del vino, della birra, salumi, formaggi, e abbiamo eccellenze nella fotografia, nella produzione dei fiori e vendita dei fiori, due musiciste. E tutto una nota al positivo, tutta una nota al femminile. Cibo e arte si conferma il connubio vincente su cui ha scommesso da tempo la libreria Cialuna di Barletta. Oltre a questo noi realizziamo e facciamo concerti essenzialmente di musica jazz, ma diamo spazio anche alla musica classica, al teatro e anche a tante altre attività tipo corsi di yoga, corsi di inglese, spazio riservato ai bambini, teatro, di tutto quello che può essere cultura. Sono felice stasera per questo evento perché abbiamo fatto un connubio con tutte e tre le cose: musica, enogastronomia e cultura.